ragazzi e bentornati su, come dice qui, Stemmino Track, itinerario di pesca. Oggi siamo a Calavorno, un posto che ho già battuto in diverse volte, che abbiamo già fatto un video l'anno scorso. Diciamo, sono venuto così da per conto mio, senza voler fare un video, senza voler fare niente, più che altro per provare un posto, perché è un campo gara e da settimana prossima c'ho la prima gara in fondo. Quindi ho detto andiamo a provare qualcosa. E insomma, oggi pescheremo a feeder, proprio per vedere se c'è la presenza di pesce. E come sapete, questo video non so se verrà fuori, perché bisogna vedere l'audio come è venuto, le riprese, avendo solo il cellulare dietro, senza neanche un cavalletto. Intanto ho subito una mangiata, una tocca con la canna qui davanti, e l'ho rimasto lì, quindi allora, quell'altra. Va bene ragazzi, quindi niente, posto l'ho detto, servizi, c'è cioè solo tanta vegetazione e niente. E che altro, la macchina avete qua su sopra, e che abbiamo dietro i bigattini, gli orsetti, il permesso regionale delle acque interne da 35 euro annuale, unito a una carta d'identità, che quindi portatevela dietro. E niente, andiamo in pesca, che qui mi stanno dando. Ciao. E anche oggi siamo a pesca con la canna già in piega, e se lo vedete laggiù c'è un bel barbone, sarà un paio di chili. Guarda un po' se si vede, non lo so, da solo non riesco a vedere niente. Dunque, ora guarda un po' il seguimento della battaglia con un pesce che ho già perso, perché naturalmente ero distratto, e anche questo mi ha portato via la canna, che ero a vedere una carpa, insomma ho perso tanto, può perdere tutto. Canna ragazzi, prototipo di DP 390. Guarda che barbo, 390, 150 grammi, e insomma canna potente, che come vedete i pesci li prende. Ora guardiamo un po' lungo di nallo. Guarda barbo com'è, guarda com'è grosso. Ragazzi, io c'ho da un guadinallo, a dopo. Bene ragazzi, siamo giunti al rilascio di questo bellissimo barbo, che secondo me è una femmina, vista la pancia abbastanza ingrandita, diciamo, e quindi sono già piene d'uova. Il pesce si è abbastanza già ripreso e ora andremo a rilascio. Quando sarà pronto andrà via. Se non si incarta dentro il guadino. Dai che ce la fai. Dai. Dai. Via. Ragazzi, di nuovo in combattimento, canna in piega di seconda, dopo averne strappato un paio, ci catto uno, via. Questo non è grosso, non è un barbo enorme, insomma, meglio che nulla.
sto pescando con un filo abbastanza fine su questa canna per cercare il cavedano, ma è uscito un barbo. Va bene, comunque ci accontentiamo. Non so cosa si vedrà. Barbetto letto. La canna. Approfitto del momento per parlare di un pesco con un maggot. Pochini sfusi, non essendoci tanta corrente, bastano. Il finale del 14, come già detto, amo del 14. E uno stopperino. Niente di difficile. Adesso vediamo di inguadinarlo. Vediamo se ce la faccio a fare tre cose insieme. Penso che con questa taglia non ci siamo più. Sì, è abbastanza abbordabile come pesce. No, dovrebbe essere stato bene. No, deve stare partendo. Vieni là. Ho fatto vedere anche l'inguadinata con il cellulare in mano, canna e guadino. Top player. Bene, ora lo slamo e poi dopo faccio vedere il rilascio. Ora vi faccio vedere, si vede? Il pesce. E poi procederò a rilascio. Il pesciotto. Niente enorme. E poi discreto. Vai, allora lo rilasciamo. E anche il secondo è andato. Nuovamente in cattura con la canna IDP 390, scusate se l'hai ripresa, ma sono solo. Cosa avrò preso? Sotto lancio un po' esterno, sempre un barbetto. Quindi un lancio che va in una zona un po' diversa. E abbiamo ritrovato qualche barbo che era un po' che non mangiava. Finalmente, perché se no qui si annoiava. Vai, per effettuata. Ora procediamo al rilascio. Prima però, ragazzi, io lo devo slamare, quindi a dopo. Bene ragazzi, adesso faccio vedere il barbetto. Questa volta rilascio. Barbettino non enorme, ma insomma, sempre meglio di niente. Bene ragazzi, rilascio anche per questo barbettolo. Non enorme, ma che comunque ci ha fatto divertire. Via. Allora ragazzi, per la pescata di oggi cosa serve di norma? Allora, essendo una pescata specialist, diciamo feeder con bigattini, ci vuole una canna come questa, ovvero la nostra IDP Rod,
3,90 m, 150 grammi di casting, una canna progressiva con un ottimo scimino, molto, non so se si vede, comunque molto flessibile, sensibile, ma allo stesso tempo in grado di lanciare ben 150 grammi. Quindi abbinata alla nostra canna ci vuole un mulinello, un 4000, normalmente si usano 4000, caricato nel mio caso con un filo del 26, un bello robusto, perché appunto anche oggi sono rimasto incagliato diverse volte sul fondo, perdendo anche diversi pasturatori ma salvandone anche tanti altri. La lenza che abbiamo utilizzato oggi in entrambe le canne sono questi Maggot Feeder, che io ho modificato con aggiungendo appunto del nastro isolante, perché altrimenti durante il lancio, quando il pasturatore entra nell'acqua, capita molto spesso, se non sempre, che l'entrata dell'acqua nel pasturatore provochi la fuoriuscita della maggior parte dei bigattini, creando una colonna d'acqua che però in corrente va lontano dalla nostra zona di pesca e quindi sposta il pesce più a valle. Mentre facendo così abbiamo i bigattini che si rimangono all'interno, appoggiando il pasturatore sul fondo, creiamo la nostra zona e con un finale abbastanza corto, in questo caso abbastanza lungo nell'alto per cercare il cavedano, cerchiamo di insediare i nostri pesci. Finale del 16-14, oggi abbiamo usato 16-14 con girella e uno sgancio rapido e uno stopperino in gomma. Brillatura bella, importante, si vede proprio, si vede sullo sfondo verde, bella importante. E come esca abbiamo utilizzato sia bigattini bianchi sia rossi arancioni che i cosiddetti orsetti, che sono questi qui, la faccio vedere, sono questi, vedete? Di dimensioni varie per creare colorazioni differenti, combinazioni differenti in base anche al numero di mangiati che abbiamo nella giornata. In fiume da me serve uno zaino che sia leggero, con dove c'entri un po' di tutto, vedete? Track. E per la pesca passata. I pasturatori li abbiamo qua dentro, ce n'è una marea, tirar fuori tutti non ha senso, comunque ce n'è davvero tanti e tanti c'è da ricomprarli. I gattini li abbiamo là dietro, una seconda canna per sfruttare diciamo lo spot in diversi punti e la custodia dei finali pronti. A questo punto torniamo in pesca. Nuovamente in cattura, avevo visto la tocca ma poi si era fermato e ha detto non ci sarà più. Me l'ho mossa un paio di volte e tac, subito. Allora, scusate che c'è da recuperare, so che non è bello vedere queste cose oscene, ma purtroppo c'ho due braccia sole, quindi vediamo un po' se si deve andare via. Nel frattempo stavo rifacendo una lenza, mi sono girato così per sbaglio e ho visto il cimino sdondolato, così ho detto accendo il cellulare e faccio la ripresa della ferrata, no? Arrivo a riprendere il cellulare, metto lì a pronto, più nulla. Io buono l'ho perso, guardate, per fare una ripresa l'ho perso, no? Riproviamo a smuoverci, sta che sei sempre... perché sei sempre alla massa. Nulla, nulla, nulla. Come ho rimesso via il cellulare ed è partito. Ragazzi, telecamere non sono mai il massimo. Sarà un barbo anche questo, presumo. Non so se si vedesse.
dovrebbe iniziare a vedere, dovrebbe essere qui sotto. Dove farò vedere la lenza, che tanto ero lì che ne sto rifacendo appunto un'altra. Oddio, 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 riparte. Dove vuoi andare? Basta. Piano. Qua sotto, eh. Eccolo, si inizia a intravedere. Taglia più o meno sempre quello. Praticamente si è spostato il branco. Prima l'avevo semplicemente davanti. Adesso invece lo trovo a fine passata. Ulala. Eccolo il nostro amico che ci dà del fuoco della torcia. Oggi è una giornata che si sta veramente bene, c'è un ventarellino, un venticellino che sta proprio da pappa. Noto che questi palmi hanno un colore un po' più dorato del normale, molto belli. Andiamo a Torino, perché come l'ha visto è scappato un'altra volta. Questo ragazzi è normale. E adesso a noi il barbo, là. E oggi devo dire che avendo cambiato postazione qualcosa lì è tornato fuori e mi sto divertendo. Come sempre dopo averlo slamato procediamo al rilascio. Questo è già bello vispo. Lo faccio vedere un po', vedete che questo è già piano, piano, è già più discreto dell'altri degli ultimi due o tre. Questo è già un bel barbetto, molto bello. Quindi il rilascio è doveroso, ragazzi. Via. Allora, neanche il tempo di fare una ripresa, mi sa. Vabbè, a dopo. Come fa Nicola, che ce n'è lì. Canna nuovamente in piega, finalmente, dopo una 15-20 minuti anche di più. Abbiamo visto dei pescini saltare, che abbiamo preso? Che abbiamo preso? Un altro barbo, un altro barbo. Sempre, sempre con la nostra canna mitica da fiume 3,90. 3,90 che presto sarà disponibile sullo shop come modello definitivo. Che ripartenza. Canna d'azione progressiva e ecco il nostro barbo quasi completamente cotto. Andiamo al godino, andiamo bene la mira. Riparte, perfetto. Dai, 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 vieni, mandami il babbo però, là. Adesso come sempre si slama tenendo il pesce il più possibile nell'acqua e poi si rilascia. Adesso andiamo a rilascio, anche di questo bellissimo barbo, guardate, è enorme però insomma dai. Aspettiamo che si riprenda un po'. Quando ci accorgiamo che quest'ultimo inizia a diventare abbastanza vivace, cerchiamo di liberarlo. Mai dando neanche una mano. Ma che bello,
sempre. Il problema del CE. Il CE si ferra. Penso di sì, eh. Sentiamo la frizione. Ho molto lenti. Sembra di sì. Sì, dovrebbe essere. Sì, 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 sì. Eccolo, 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 c'è. Ferrata in diretta, ferrata in diretta. Pesce in canna. Guarda che... Ecco lì. Così, tac. E prendo la canna. È bellino, no? Andiamo qua sotto. Niente di enorme questa volta. Mamma che giornatina. Sta da Dio. Ogni tanto esce un pesciotto. I primi due secondo me erano grossi. Questi niente di speciale, ma insomma. Adesso provo a fare un'altra cosa invece di salguadino. Qui si aumenta la difficoltà, eh. Non rifatelo a casa. Poi il cellulare in mano così ve lo sconsiglio. Tac. Piano, 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 piano. Piano, salito piano. Piano. Uè. Ora stiamo attenti a non scivolare là. Poggiamo la canna. Ecco, senza cadere nell'acqua appunto. Lo sto facendo io che non ci arrivo. Pesco. Non ripetetelo a casa, guarda, perché è dangerous. Guardate bellino. Niente di grosso, intendiamoci. Questi non sono pesci. Cioè questo, via, quegli altri erano interessanti. Questo non è. No, non è un pesce enorme. Preso in maniera perfetta in bocca. Con l'orsetto e il bigattino, vedete? Dai, slamiamolo e poi si rilascia. A dopo. Bene, ora rilasciamolo. Via. E anche lui torna dal babbo. Bene ragazzi, questo è grosso, questo è grosso, là, avevamo detto qui, questa è la canna a cavedani, questo è un cavedano, vabbè dai, liberiamolo e si torna a pesca. Bene ragazzi, anche questa giornata è giunta al termine. Diverse catture, alcune le ho persi, alcuni mi sono rimasti incagliati sul fondo, insomma via, una giornata rilassante con la temperatura giusta. Diciamo la tecnica ha reso, quindi il feeder ha reso, bigattini anche a momenti. Prima lanciavano un punto come avete visto, poi dopo più a valle, ma insomma fino a dare più una pescata di 4 ore mi sono abbastanza divertito. E quindi se il video vi è piaciuto non mi resta che ricordarvi di cliccare mi piace, commentare
condividere ed iscriversi al nostro canale e di venirci a trovare su tutti gli altri social: Telegram, Instagram, Facebook, YouTube naturalmente, e che comunque troverete, se questo verrà pubblicato su YouTube, il link è in descrizione. Per il resto della giornata è tutto, vi saluto e ci rivediamo in un altro video, e perché no anche dal vivo, pescando insieme a voi. Ciao ragazzi, catch and release, ricordatevelo.